direi che abbiamo trovato la zona mista nuova di Parma Game Pass per il post partita dallo stadio. Cioè il Petitò, direttamente qua dal Petitò, che ombra. Abbiamo anche le panchine, guarda. Ah, vai, bello, ah, meglio di così. Qua e iniziamo a parlare dei cavoli nostri, perché comunque la vecchia zona mista di Parma Game Pass non mi piaceva fino in fondo. Dietro sì, passava troppo gente. Qua, passava troppa alla gente. Fine siamo in mezzo alla rotonda. Sì, togliamoci la mascherina, tanto siamo vaccinati. Sì, no, ok. Cioè. Allora, beh, sì, qua siamo nella nuova zona mista del Parma Calcio per parlare di cosa? Dell'amichevole? L'amichevolona contro l'Inter. Altra amichevole discutibile dal punto di vista dell'avversario, perché di prestigio, si aspetta che da un amichevole si possano trarre indicazioni utili per il campionato in corso e giocando contro la prima in classifica di Serie A, magari in B. Campione d'Italia in carica, anche sì, se in completamente in svendita, ma comunque campione sì, d'Italia in carica. Magari in B. In B serve così, uno fa pressing, no? Capisci quanto i ragazzi corrono, quanto effettivamente c'è ancora da lavorare su tutto quell'aspetto, però io mi chiedo a cosa serve effettivamente continuare a fare delle amichevoli contro queste big della Serie A, perché il Sassuolo comunque è tra le prime 8-9 della Serie A, lo possiamo dire. Cosa serve in questo momento? Il gioco di Maresca si riesce a vedere in questo modo? Assolutamente no. Si è visto poco dal punto di vista del gioco. Organizzazione tattica, io l'ho capita nel secondo tempo, il primo tempo ero ancora un po' confuso, probabilmente forse è colpa mia, sì, però non ho ancora capito bene qual era l'ipotesi A del Parma. Di la verità, l'hai capito B. quando ha messo Busi laterale, esatto, lì hai detto ecco come gioca, ora l'ho capito. No, è l'unico ora posto effettivamente in cui si può schierare Busi, ovvero laterale offensivo, perché lo vedi solo lì tu, in difesa è inguardabile, ragazzi. Ecco. Vabbè, sappiamo, mia opinione, poi. Sappiamo ovviamente che cosa ha fatto. Cos'è successo? C'è ancora tipo i cose del Vietnam, ancora i ricordi. Devi andare dello psicanalista, non riesco neanche più a parlare. Lo psicanalista, tutti. Vabbè, comunque, tornando alle cose serie, effettivamente, vai. Questo Parma come ti è sembrato? Comunque ha corso tanto. Un po' meglio rispetto a contro Sassuolo. Soprattutto, secondo me, perché vabbè, c'era una settimana in più di preparazione e poi l'avversario ti stimolava a farlo. È vero, quello è secondo me. Hanno corso molto di più per via dell'avversario, esatto, che comunque ti stimolava a far qualcosina in più. Però, cioè, Io il gioco non lo vedo. È ragazzi, rimasto lo stesso interrogativo della settimana sì, scorsa. Il gioco manca continuamente la punta. Ora sappiamo che Cornelius sta per essere ceduto. Ormai ecco, anche lui viene ceduto. Abbiamo venduto Kuzka, abbiamo venduto Kurtic, abbiamo venduto Cornelius, praticamente lo sappiamo che è praticamente ceduto forse al Trabzonspor, dovrebbe aver accettato l'offerta. Stiamo ancora aspettando però i sostituti, perché in questo momento in campo davanti si è visto manca tantissimo l'uomo in attacco per Benedikčak, con tutto il bene che gli voglio, comunque non è pronto, ha difficoltà, deve crescere, ragazzi. Simone Jacoponi ha difficoltà, crescere, deve assolutamente crescere. Dennis Mann è indietro di condizioni, è indietrissimo, è veramente imbarcatissimo ancora Dennis Mann, sebbene comunque qualcosina di recente l'ha fatto. Brunetta mi è piaciuto molto. Brunetta sì, pronto. Vasquez per ora è praticamente... Però è stato emozionante vederlo entrare, devo dire anche solo quello, ha fatto un tiro che è uscito di poco. Esatto, comunque... quindi qualcosina ha già fatto vedere, però è molto indietro ancora anche lui. Quindi io sono, se devo essere sincero, molto spaventato, ma forse sono spaventato più che altro perché continuiamo ad affrontare squadre che sono molto più avanti di noi, sia atleticamente che di bravura, sì, assolutamente. E quindi faccio fatica a capire sì, lo effettivamente... vedremo poi contro il Lecce settimana ecco, prossima. Già la partita settimana prossima contro Lecce di Coppa Italia, già lì si dovrebbe iniziare a vedere qualcosa, anche se secondo me saremo ancora questi, cioè non è che ci saranno giocatori diversi. Io però diversi, una punta centrale la voglio, cioè, adesso... cioè tu vedrai ancora Son terzino destro, no, tu vedrai ancora probabilmente Colombo in porta perché Buffon si dovrebbe essere rotto, ma dice. Adesso non si capisce bene cosa sia successo, sembra che comunque abbia avuto un fastidio. Vediamo quale sarà l'entità della situazione. Speriamo nulla di si grave. Si sperava che contro la partita, contro il Lecce... Ci dovrebbe essere, dici? Ci dovrebbe essere. In difesa, cosa ne pensi di Osorio Balog? A me non sono piaciuti, sono no, sincero. No, anch'io. Servirebbe qualcuno di personalità che ti regola il reparto. Un giocatore di esperienza in difesa. Sì, assolutamente. Jacoponi è ancora fuori, credo. Sì, sì, ma secondo me non lo vedremo fuori anche dal progetto. Fuori dal progetto. E a proposito di gente fuori dal progetto, sarebbe anche utile forse pensare di reintegrare qualcuno. Ne parlavamo nel fresco post partita. Esatto. Ragazzi, ci sono persone fuori che potrebbero essere utili per la Serie B. Abbiamo pensato a Caramò, anche se non sappiamo Caramò, che fine ha fatto? In che condizioni sia, dove sia, cosa sta facendo. Cosa sta facendo Caramò? E abbiamo, lo stesso Laurini, Grassi, cioè comunque non li riesce a vendere, è inutile, non riesce a venderli. Reintegrali. Sì, esatto. Perché li devi tenere fuori rosa. Siligardi,
pupillo mio personale, ti va bene in qualsiasi ruolo in questo Parma in Serie B, secondo me. Sicuramente non può partire a titolare, però è uno che ti completa la rosa. Testo Siligard, l'abbiamo capito. Nel cuore, sempre. E però effettivamente manca qualcuno. Così come Ricci, sta giocando così terzino. Però Ricci lo considero già venduto. Non so a chi, ma lo considero già venduto anche lui. Però in realtà ci sono dei giocatori fuori rosa, come Caramò. Caramò, io devo capire che fine ha fatto Caramò. È sparito di nuovo, chi l'ha visto? Che o venga ceduto ad ore o venga reintegrato a questo punto, perché salvo la questione extracomunitaria. Io sono sincero, ora mi aspetto però degli acquisti, ragazzi. Abbiamo visto le cessioni, alcuni non riusciamo a svenderli, ma ci saranno i saggi all'ultimo giorno di mercato. Però io ora voglio i giocatori. Sì. Schiattarella mi è piaciuto tantissimo quando è entrato, mi è piaciuto molto. Sì, ha preso in mano veramente il centrocampo. Io voglio i giocatori così. Sì. Io voglio giocatori come Schiattarella. Mi è piaciuto molto anche Camara come ha giocato. Camara, bravo, bravo. Mi è piaciuto molto Camara. Som ancora continua a essere un grosso me. Forse è un vice Schiattarella. In quel ruolo preferisco vedere Schiattarella, preferisco vedere un terzino destro. Sì, terzino destro. Som, secondo me bisogna un po' reinventarselo, perché ce lo siamo trovati lì e non abbiamo trovato un modo per farlo funzionare. Vedremo quando arriverà Bernabé. Intanto sono venuti a prenderti, attenzione. Non mi vorrete mai. No, e poi altra cosa, l'interrogatorio Tutino. Tutino. Tu lo vorresti, Tutino. Il discorso è questo, ecco, a queste condizioni soldi. No. Io questi soldi li spenderei più per un giocatore che mi garantisce 20 gol in Serie B. Sì, e che costa meno. E che costa molto meno, ragazzi, ovviamente. Stiamo parlando di un giocatore che comunque è sì, cioè nel senso un giocatore che tu dici dell'attaccante, uno che scodinzola, certo, magari arrivasse quello che scodinzola per Tutino, molti meno punto. Almeno la metà per coda diresti, certo. sono d'accordo. Poi una punta di ruolo, di categoria. Tutino è buono, ragazzi, sì. È buono. Il problema però è che io pongo questo quesito: tu spendi 6 milioni di euro per Tutino, metti caso che per sfiga, un po' per rottura, infortuni, eccetera, ti sbaglieranno, te ne fa 5 gol. Sali lo stesso in Serie A e te lo trovi. Te lo ritrovi in Serie A, che non potrà mai fare la Serie A in questo stato. La cera volata la chiama. Esatto, diventa la cera volata. Ti ritrovi, guarda, aver speso 6 milioni di euro sul groppone e nessun altro se lo comprerà quella cifra. Vedremo. Vabbè, facciamo fare a ribalta, che sicuramente 100 volte è meglio di noi. Comunque, molto meglio rispetto a Sassuolo, ma comunque ancora molto. Rimangono tanti interrogativi. Molto punti di interrogativi, e ripeto. Non potevamo fare un amichevole contro il Cosenza, contro la Juve Stabia, cioè almeno da farci capire effettivamente. Pordenone, che ce l'abbiamo. Pordenone, ecco. Almeno da farci capire effettivamente il gioco del Parma quale sarà. No, contro l'Inter, contro il Sassuolo, 2-0 però, da una parte e 3-0 dall'altra. Anche contro il Venezia. Ma sì, anche una neopromossa, no? Niente, vedremo allora la prossima contro il Lecce, che però è già una partita dentro fuori, perché preliminare di Coppa Italia, quindi non è sicuramente il nostro obiettivo stagionale. Frega niente, è un'altra amichevole per vedere come giochiamo. Tra l'altro, sì. Semplicemente quello. Diteci la vostra, ragazzi, fateci sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate. E niente, posso salutare le tante persone che ci vengono a salutare ogni volta che andiamo allo stadio. Grazie davvero, grazie davvero. Continuate a venire da noi a far due chiacchiere, che noi siamo sempre disponibili. E adesso andiamo a cercare Kraus, perché devo chiedergli delle cose. Ecco, è là, andiamo. Andiamo. Ciao, ragazzi. Ciao.